Il mulino è stato costruito nel 1700, ma ora poi spiegherò anche fuori. È stato funzionante fino al 1957, poi è stato in disuso. 35 anni fa mio papà ha iniziato l'opera di recupero e da 27 anni funziona come museo, ma è tornato nuovamente a produrre. Quindi noi ancora Quindi il oggi mulino è produciamo vostro? farina. Esatto, siamo i discendenti dei vecchi mugnai. Ma fighissimo! Partendo dal fatto che mio Buongiorno bisnonno è stato mugnaio, ma non proprietario. Mio nonno prima l'ha comprato, cioè prima ci ha lavorato e poi l'ha comprato. Da lì è diventato a tutti. nostro. No, vabbè, vai. Allora, qui siamo all'interno della cava di Ispica. La cava di Ispica è un'area archeologica di 13 km, i cui primi insediamenti risalgono già all'età del bronzo. La zona di Baravitalla è la parte più, diciamo, più antica, come insediamento, e abbiamo tombe dell'età del bronzo, tipo la tomba a finti pilastri, si parla di 14°-17° secolo a.C. Per quanto riguarda invece la struttura di qua, quello che si è visto è un mulino ad acqua, e siamo nel 1700, ma è un mulino ad acqua di tipo arabo, quindi che ha una ruota a palette che è posizionata in orizzontale anziché essere posizionata in verticale. Perché questa cosa? In passato, qui noi nella cava avevamo la presenza di un fiume, il Busaidone, che però non era un fiume di grande portata, quindi non c'era la possibilità di porre una ruota in verticale e la forza dell'acqua del fiume da sola mi riusciva a muovere la ruota. Allora, che cos'è che hanno fatto? Hanno intercettato l'acqua direttamente alla sorgente e hanno deviato il corso dell'acqua attraverso la costruzione di una saia, cioè di un canale che ha la funzione di muovere l'acqua dalla sorgente fino al mulino con un principio di funzionamento ben preciso, cioè il mantenimento della quota dell'acqua. Quindi alla sorgente si ha la sorgente e il canale con lo stesso livello, ma mentre il fiume va a scendere, io al canale gli do pendenza minima e ottengo un dislivello che mi aumenta di quota, fino ad arrivare qui dove è stato costruito il mulino a raggiungere un dislivello di 11 metri, quindi un'atmosfera di pressione. E allora è stato realizzato un recipiente in pietra, l'acqua del mio canale la mando al recipiente e ne scarico la forza sulla ruota a palette. Quella è una turbina che mi trasforma l'energia idrica dell'acqua in energia meccanica. L'asse al centro è il mio albero motore che trasferisce la forza dalla turbina alla soprana, cioè la macina superiore del mulino. In realtà il mulino ha la presenza di due macine, una sottana e una soprana, due macine speculari. La sottana è la macina che sta sotto, che è ferma e incastrata nella muratura, la soprana è la macina mobile che gira e schiaccia l'alimento. E quello che voi vedrete uscire dal mulino sarà una farina integra, che non c'entra nulla con l'integrale di oggi. L'integrale di oggi è questo: prendo la mia farina raffinata, prendo la crusca, li mischio e faccio un'integrale. Quella è una farina raffinata più fibre. L'integrale di una volta, la farina integra, è un prodotto macinato grezzo. Un prodotto grezzo ha zuccheri grezzi che assorbo lentamente nel tempo. Il prodotto raffinato mi dà il picco glicemico da prodotto raffinato, non da prodotto grezzo. Per regolarizzare l'intestino non cambia nulla, cioè o le bucce sono quelle del mio grano o le bucce sono di altri grani, a parità di percentuale di fibre regolarizzano allo stesso modo. Cambia invece che se sbriciolo un grano per intero sto sbriciolando germe. Una farina macinata a pietra mi contiene olio di germe di grano, quindi proprietà contro il colesterolo, contro i radicali liberi, vitamina E, vitamina B1. L'industria elimina il germe non perché faccia male, noi oggi l'olio di germe di grano lo compriamo in farmacia come integratore, ma perché eliminando il germe in realtà allungo la scadenza della farina, perché l'olio di germe di grano tenta di irrancidire e la farina sviluppa la farfallina. E allora qui la farina mi dura 3 mesi in inverno, 2 mesi in estate. Eliminando il germe, quindi l'olio, porto la scadenza dell'alimento a 8-10 mesi, quindi più semplice da gestire da un punto di vista industriale, ma gli sto togliendo le proprietà nutrizionali. Per la visita, seguite i cartelli per l'area di museo, quindi si sale, si va a sinistra, troverete un primo corridoio con attrezzi che servono a lavorare il legno, stanza di tessitura, corridoio con attrezzi agricoli. State scavalcando la casa. Arriverete dietro, troverete un roccione, quella è la parte originale, troverete casa mugnaio, lavanderia, stalla. In alto poi troverete il canale con l'acqua che scorre. Tornando giù vedremo il mulino funzionante e producente ancora farina. Però per essere corretti funziona oggi così: non essendoci più il fiume, non essendoci più la sorgente, noi l'acqua la prendiamo dal nostro pozzo. Con delle pompe carichiamo l'acqua a vecchi canali, in caduta funziona esattamente come allora, e con una pompa di ricircolo, anziché sprecarla, la rimandiamo a monte e la riutilizziamo.